La piena del settembre 1882, oltre a provocare 11 morti e molti feriti, lasciò senza tetto più di 12.000 persone e cambiò per sempre il volto della città. Non si può che provare una profonda amarezza di fronte alla scomparsa di magnifici palazzi abbattuti, di quinte di casupole che si affacciavano sul fiume e soprattutto di quel mirabile paesaggio, fatto di ponti e ponticelli sull'isola, che evocava le suggestioni uniche delle calli veneziane. Nonostante la lotta plurisecolare per vincere le ricorrenti alluvioni, nonostante l'imbrigliamento del fiume attraverso l'innalzamento dei muraglioni, siamo ancora lontani dal ritenerci al sicuro da dissesti idrogeografici. È difficile, per chi si sofferma a osservare oggi Verona, immaginarsi quello che era prima dell'alluvione e prima dei lavori a difesa dell'Adige. Alla destra e alla sinistra del fiume si contavano ben 72 vo, cioè 72 vicoli che sfociavano direttamente sul fiume a pelo d'acqua, provenendo dalle strade più interne. Attraverso questi accessi il fiume veniva raggiunto in ogni punto da chi se ne serviva per la navigazione, per le attività industriali e artigianali o per le attività minori del vivere quotidiano, come quelle delle lavandaie, dei barcaioli e dei sabbionari. Allora il fiume, che con i suoi canali attraversava in lungo e in largo Verona, era una grande via di comunicazione. Lo solcavano zattere e barche, trasportando uomini e merci, congiungendo gli scali dell'Europa centrale ai porti dell'Adriatico e quindi all'Oriente. Via Adige, le spezie, il sale e le sete raggiungevano i mercati del nord, mentre dal Trentino scendevano, sempre attraverso il fiume, i legnami dei boschi alpini. Via Adige partivano poi le merci lavorate a Verona, che facevano prosperare gli opifici della città e del territorio. Questo rapporto di Verona con il suo fiume è sempre esistito. Fu anzi il fiume, 35 secoli fa, che fornì agli abitanti del quartiere Castello, sorto dove adesso è Castel San Pietro, il motivo di scendere in pianura, ad occupare proprio la penisoletta che esso aveva determinato con una delle sue anse. Da quel momento la vita di Verona sarà sempre legata a filo doppio con quella del fiume. Le due arti regine fra tutte erano l'arte della lana e quella della seta. La prima fu l'origine del progresso economico e sociale di Verona in età comunale e signorile. La seconda ebbe una funzione di collegamento tra il mondo agricolo e industriale e fu l'asse portante dell'economia cittadina durante il periodo della dominazione veneziana. Ebbene, entrambe queste due arti non si sarebbero così sviluppate a Verona se non ci fosse stato uno scalo importante lungo la via fluviale che collegava la laguna veneta ai mercanti del nord Europa. Le arti o mestieri condizionati dalla presenza dell'Adige come via di traffici erano i cavallari e carrettieri, i facchini, i legatori di balle, i radaroli, mercanti e trasportatori di legname su zattere. Fin dall'età comunale erano riuniti in corporazioni, come risulta dagli statuti delle arti del 1319, i seguenti mestieri: prentai, follatori e gualcatori, molinari, nocchieri, pescatori, radaroli e tintori. I brentai non solo erano costruttori di brente, tini per l'uva e per il vino, ma anche di recipienti in legno per qualsiasi uso, maestri di mannaia lavoranti in legni duri come picios, larziros, quercius e troveros, abete rosso, larice, quercia e rovere, e tali si mantennero fino al XVIII secolo. Nella posta decima degli statuti del 1319 ai brentai era permesso di fornire legname lavorato per la costruzione o riparazione di case. I follatori e gualcatori erano mestieri complementari tra loro. Furono corporazioni numerose, soprattutto nei secoli XIII e XIV, quando fioriva la produzione dei panni di lana. Gli statuti del 1319 riportano numerose poste relative alla lavorazione. Era proibito follare e gualcare assieme panni nuovi e vecchi. Era proibito follare e gualcare panni forestieri. Tutti i panni dovevano entrare in città solo da portavescovo e sottoposti a bollatura. Verso la fine del Cinquecento la produzione di panni di lana era in decadenza e i follatori lavoravano per lo più il feltro per cappellai e i preparati di berrette. Quella dei tintori fu un'antica e potente corporazione che vantava ben tre statuti: quella dei tintori di guado e di tutti gli altri colori in cui il guado entrava come sostanza componente,
il guado era una sostanza colorante in azzurro, i tintori di drappi, tessuti di pregio in lana o in seta, e i tintori pignolati, tessuti più rustici, sul tipo del nostro fustagno, in genere canapa. Comuni ai tre statuti, molte poste relative a proibizioni, aventi per fine la protezione della produzione locale dei panni. Da un paio di poste apprendiamo che ogni pezza di panno veronese doveva essere contrassegnata da tre marchi o bolle. La bolla della casa dei mercanti, la bolla del tintore che l'aveva tinta e quella dei procuratori dell'arte che l'avevano approvata a dimostrazione che la casa dei mercanti teneva che il buon nome della produzione locale fosse garantito al massimo. Il figlio poteva subentrare al padre, ma prima di esercitare la tintura doveva sostenere un esame davanti al massaro e banca dell'arte, o lo faceva sostenere i massari cui affidava l'esercizio della tintura. La più forte concentrazione dei tintori era a San Paolo e a San Vitale. La posta 21esima dello Statuto dei Tintori di Guado prescrive che a spese dell'arte in Santa Maria in Organo arda costantemente un cesendelum, una lampada, ad honorem Dei et Virginis Mariae. Con il termine di nautae e nauteri sono indicati i conduttori di barche, sia nel loro antico statuto del 1319, sia nei campioni d'estimo fino al XVI secolo inoltrato. Con il 600 prevale il termine di burchieri, conduttori di burchi, imbarcazione tozza e tondeggiante, larga circa 6 metri, con fondo piatto, poppa e prua rivolte all'insù, timone laterale a sinistra predisposto per essere coperto e anche trainato in risalita e manovrato da non più di 3 uomini. Di grandi dimensioni, in tempi antichi raggiunge i 20 metri, più tardi i 30. Una barca più piccola, la Burchiella, che è anche un mezzo di trasporto e traghetto normale per cose e persone, funge da allibo, dal verbo alleggerire, al seguito del burchio. L'arte dei burchieri resistette fino alla soppressione napoleonica del 1806, come comprovato dal suo archivietto a noi pervenuto. Pescatori e venditori di pesce si trovano accomunati nello statuto del 1319. I pescatori vendevano anche il pesce che pescavano, ossia tra gli uni e gli altri non vi erano intermediari. I pesci posti in vendita dovevano essere recentes. Nei documenti sono nominate le trote, i carpioni, le sardine e i gamberi. Era il più delle volte un'attività complementare. Tra i pescatori vi erano i poveri e i braccianti, ma i mercanti erano tassabili, così da essere inclusi nell'estimo mercantile. Vi erano poi i radaroli, anch'essa potente antica corporazione che traeva il motivo della sua esistenza dall'Adige. Sono con i sarti le due arti di Verona, dalle quali ci sono giunte redazioni statuarie anteriori a quelle pure pervenute del 1319. La redazione del 1260 è contenuta nelle prime pagine pergamenace del volume originario degli antichi statuti dell'arte dei radaroli. Esso è la tangibile e suggestiva testimonianza della continuità della vita dell'arte dal secolo XIII fino alla sua soppressione da parte di Napoleone nel 1806. Esso contiene gli statuti del 1260 e del 1319, le cui poste si susseguono in bella scrittura gotica, dalle iniziali dei capoversi miniati in rosso e azzurro. Seguono aggiunte agli statuti trascrizioni di concessioni signorili o dogali a favore dell'arte, e verbali della dunanza dei confratelli, ed infine le matricole dei guadiati che iniziano dal 1556. I radaroli erano commercianti di legname che trasportavano con loro grosse zattere, rates, dai luoghi di produzione, soprattutto Trentino, e quelli di consumo, Verona e Venezia. Gli scali usati dai radaroli per i loro carichi di legname a Verona e vicinanze erano al Saval, al Vo di San Lorenzo e all'Isolo. I radaroli, come ci testimoniano le matricole, furono sempre numerosi in città, in particolare la tradizionale loro concentrazione in Isolo di Sopra, si mantenne inalterata fino in pieno Settecento. E poi vi erano i molinari, che risultavano notevolmente numerosi sin dal 1409, di cui 16 concentrati in Chiavica, 10 in Braida, 7 in San Giovanni in Giorgio, 4 in Beverara e i restanti distribuiti tra San Zeno in Oratorio e Santa Croce e San Giovanni in Foro. Nel 1572 erano più che triplicati, 128. Pur considerando una media di 3 molinari per mulino, risulta sempre alto il numero di questi manufatti. Ciò ci fa capire come la loro scomparsa abbia mutato profondamente l'aspetto del fiume e delle sue rive nel centro storico, privandolo di una nota fortemente caratteristica,
testimoniata da dipinti di famosi pittori, antiche stampe e vecchie fotografie del secolo scorso. I molinari non erano padroni del loro mulino, ma avevano obblighi verso il Dominus, proprietario del mulino. Da un libretto di anagrafe del 1759 che contiene l'elenco delle macine sottoposte a tassazione, una lira e tre soldi per macina, risulta il numero cospicuo di 116 proprietari di macine, tra cui figurano membri della nobiltà, i Buri, i Brenzoni e i Morando. Il diffondersi tra privati agricoltori dell'uso di attrezzarsi con piccole macine azionate con forza animale per sopperire ai bisogni propri o della propria azienda agricola può essere stata una delle cause della decadenza dei molinari in città. Nel tardo 800 i molini ancora attivi sul fiume in città non macinavano più granaglie, ma calce per l'edilizia. Il progetto di alternanza scuola-lavoro tra l'Educandato agli Angeli e l'Archivio di Stato di Verona, di cui fa parte anche questo video, nasce dall'esigenza di suscitare negli studenti una maggiore attenzione per l'ambiente che li circonda e dar loro una metodologia di lavoro per approfondire conoscenze sul patrimonio artistico e paesaggistico della loro città. Ci auguriamo infine che i luoghi della cultura e la scuola collaborino sempre di più per destare e attivare nelle giovani generazioni, con ogni mezzo didattico e anche avvalendosi delle nuove tecnologie della comunicazione, il rispetto più scrupoloso delle bellezze naturali, artistiche e storiche di Verona e del suo territorio.
quando io sono andato in teatro, avevo 25 anni e provenivo dall'Accademia e anche dal Politecnico di Milano, architettura. E avevo la grossa fortuna, entrando in teatro, di conoscere delle ricerche legate all'architettura come questa. Per esempio qui ci troviamo davanti a una chiesa, la parete di una chiesa molto importante nella storia dell'architettura del mondo. Questa si tratta di San Vincenzo del Furlo ed è del VI secolo. È stata costruita da chi? Da architetti insigni, niente affatto. Da muratori per se stesso, meglio, dei cavatori di marmo. Vedete, là, laggiù in fondo proprio, esiste una cava di marmo e di questo granito che è stato servito per fare la chiesa, e direttamente gli operai che lavoravano là al taglio hanno costruito questa chiesa e l'hanno edificata per sé. È una chiesa ad alto livello di architettura, vedremo anche nell'innesto di come è costruita, la precisione. Ora, quando sono andato in teatro, ho pensato subito che doveva esserci lo stesso livello culturale del popolo, anche del teatro, anche se era nascosto, si facevano credere che ci fosse soltanto il teatro degli aristocratici. E qui dentro si può vedere bene come teatro e architettura si sposino in un modo stupendo e sapiente nella tradizione del teatro popolare. Ecco, qui siamo davvero in un teatro e noterete subito che là in fondo c'è un vero e proprio palcoscenico superiore. Ebbene, qui abbiamo proprio una struttura già scenografica, cioè ci sono questi due buchi, uno a sinistra e uno a destra. Molte volte nelle rappresentazioni qua c'era il purgatorio, qua c'era l'inferno, qua era la terra e qui il cielo. Ecco perché è così alto. E qui c'era la rappresentazione vera e propria, quella della messa. E i catecumeni, i fedeli, salivano questa scala, quasi a salire in cielo, e qui ricevevano l'ostia, il pane, il vino. Qui c'era la rappresentazione, di qua per esempio in molti casi c'era un personaggio positivo e là negativo. Per esempio di qua si metteva il prete, dall'altra parte si metteva un personaggio che recitava il diavolo. Ecco, questo spazio proprio teatrale è ancora più significativo quando si tratta della voce. Infatti qui ci vuole pochissima voce per poter arrivare. Bisogna pensare che dall'altra parte c'era anche un'altra navata e quindi la folla, c'era molta gente in certe occasioni che venivano anche dalla valle. E l'attore, in questo caso il prete, gli altri attori recitavano molto e cantavano. Per esempio, sentite che straordinaria chiave di situazione si ha con un canto gregoriano. Il giorno del giudizio vendrà che andrà un fatto servizio momento. Bonifacio VIII è stato un terribile uomo di potere, si può dire che ha inventato il potere effettivo della Chiesa, cioè non quello spirituale ma ci ha aggiunto anche quello temporale. Ecco che un personaggio che Dante addirittura aveva messo all'inferno prima ancora che fosse morto, viveva al tempo di Dante, un personaggio che era piuttosto crudele, era uno che sapeva essere un capitano, un generale, conduceva le armate, era un uomo di azione formidabile. E questo Bonifacio VIII è stato sempre inviso dal pubblico, dal popolo del tempo, era sempre stato guardato come il massimo esempio del campione di una prepotenza e di una violenza, di una criminalità, si può dire, nel Medioevo. Gloria a me, che mi stede voi a fa' il papie, su mi dice il cusini, con gli anelli, senti gli anelli, se mi dice un gloria, amico mio. Oh, mi disse mi glumo, come sparluisce questa tinciocca di imbrusar che non ti puoi guardare. E di su me, alle grandi, alle peruldidù. Umidu si, dimmi fumi di su me. Insegna, balza su sto mantello, parti su,
Cus che va in partenza con gli altri non vuol partè? Cus figlie cosa? Te ma vai partera? Piacerio vedermi scarpisciar partera sbragao in te la mota col capelone incarcao fino al babbie a suffegare. Attento a te. Zitti, attenti, un, due, e gli altri cantare. Noi siamo tutti sulla stessa barca che affonda lentamente, e mentre quelli cantano sereni a voi tocca remare. Ad un punto c'erano delle fabbriche che erano in occupazione, gli operai avevano occupato le fabbriche. E gli operai sono arrivati e siamo messi d'accordo, gestivano loro gli spettacoli, cioè loro vendevano i biglietti, loro facevano le pulizie, loro organizzavano la vendita dei manifesti, il bar, i servizi, tutto, e si prendevano tutto l'incasso. Non solo, ma lo spettacolo serviva per comunicare alla gente la situazione che avevano in fabbrica. Bellissima una fabbrica di sottovesti che venivano lì e vendevano le sottovesti, un'altra fabbrica di radio venivano lì, si faceva lo spettacolo e vendevano la loro produzione, stavano in piedi. Ma il massimo è stato dare il bicchiere le casalinghe e gli impiegati tutti del ceto medio basso e gli operai e gli avventizi vari non devono cantare. Sottoccupati, disoccupati potranno solo fare come contrabbasso. Quella dei bikini, si devo dire, veramente straordinaria. Cioè, questa fabbrica di una vetreria che fabbricava bicchieri, tutta roba di cristallo. Il sindacato indicava alla fabbrica di non occuparla più e di cedere. Il padrone pressava, il padrone aveva mezzi, il padrone non ne voleva più sapere. Noi andiamo a trovare questi operai, erano abitavano vicino a noi. Disperati, erano disperati perché era qualcosa come 1000 operai, non erano uomini e donne, non era uno scherzo. Ci viene l'idea di proporre loro di vendere parte del materiale. Il materiale era prezioso, quindi dico qualcuno, compriamo dei bicchieri. Uno dice io ho 10.000 bicchieri, perché mi voglio mettere in proprio, sto comprando stock di bicchieri. Bene, diciamo, allora noi abbiamo uno spettacolo domani sera a Bologna, al Palazzo dello Sport, dove ci saranno 10.000 persone, e ci portiamo i 10.000 bicchieri. Questi ci guardano come pazzi, perché 10.000 bicchieri sono due camion. Non li vende la Rinascente in un anno, no? Erano diffidenti. Noleggiamo il camion, pensiamo noi a tutto. Se avanzano, compriamo noi i bicchieri, ci teniamo noi i bicchieri. Partiamo per Bologna con 10 di questi operai e comincia lo spettacolo, alle 7 comincia ad arrivare gente perché per prendere il posto buono. Alle 8 annunciamo che ci sono questi bicchieri, l'operaio o un operaio fa un intervento sulle loro condizioni drammatiche. A farla corta, nel primo intervallo avevamo venduto 10.000 bicchieri, tutti avevano almeno un bicchiere, è stato fantastico. Molte volte erano gli stessi operai di una fabbrica che arrivavano e ci raccontavano la loro storia, al punto che noi abbiamo raccontato delle storie di una fabbrica in occupazione che poi sono state riprese dagli operai, per esempio a Ragusa, e riraccontate in piazza. Erano testi che nascevano dalle esigenze, cioè noi raccontavamo veramente delle... E soprattutto certe volte... Ascolto popolo di naviganti, eroi, poeti e santi, di emigranti, di ricchi benestanti e lavoranti stanchi. Or piantatela con i lamenti, basta di mugugnare, presto in coro cantar e attenti a non stonare. E chi ce lo fa fare? E chi ce lo fa fare? D'essere contenti e di cantare? Perché? Mamma! E chi ce lo fa fare? E chi ce lo fa fare? D'essere contenti e di
in prima fila cantino i ministri e i sottosegretari. In controcanto seguono arcivescovi con i generali. Ed in falsetto le toghe d'ermellino ed i banchieri, molto suadente gorgheggi, gorgheggi l'inquirente. Le casalinghe e gli impiegati tutti del ceto medio-basso, e gli operai e gli alfettizi vari non devono cantare. Sottoccupati, disoccupati, potranno solo fare...